Si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo delle foibe il Consiglio regionale del Molise, una pagina tra le più cupe della storia contemporanea, avvolta a lungo nel silenzio e nel buio come le tante vittime inghiottite nelle cavità carsiche, le cosiddette foibe, per volere del maresciallo Tito e dei suoi partigiani, in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia. Una follia scellerata che non trova alcuna spiegazione nelle parole del presidente Vincenzo Niro. Su richiesta del consigliere delegato alla programmazione Vincenzo Cotugno, l'Aula ha poi votato l'iscrizione e l'immediata discussione dell'ordine del giorno avente ad oggetto i disagi causati da Poste Italiane sul territorio regionale. 500 i piccoli uffici che presto chiuderanno e altri 600 apriranno a intermittenza per pochi giorni alla settimana. Una situazione inaccettabile per il consigliere di Rialzati Molise. Purtroppo con la spending review si sta continuando a impoverire il nostro territorio e soprattutto i nostri piccoli centri. Le poste rappresentano un punto di riferimento preciso per le nostre popolazioni, per i nostri piccoli comuni, ma soprattutto per la gente più anziana. Noi dobbiamo scongiurare questi disservizi e questi problemi che diventano ormai insopportabili per le nostre popolazioni. Aprire un tavolo di confronto con le Poste Italiane per cercare di dare più servizi, per consentire quindi il mantenimento, oltre che dei livelli occupazionali delle poste stesse, anche e soprattutto l'apertura continua dello sportello postale che rappresenta un punto di riferimento indispensabile. All'attenzione dell'Aula anche la modifica del piano di dimensionamento scolastico regionale per il triennio 2014-2016 e l'individuazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti per le province di Campobasso e Isernia. Argomento delicato per il quale il Consiglio è stato sospeso per consentire una riunione nella sala attigua di Palazzo Moffa con le parti interessate.